Non abbiamo una data precisa di esecuzione. Gli unici criteri cronologici che possiamo adottare sono le date riferite alla pista, perché come vedete la razza è firmata da Gian Lenier, che è uno dei più noti razzieri fiamminghi della metà del Seicento, dall'altro erede di una rigogliosa e importante famiglia di razzieri attiva in area fiamminga. In realtà la razza è stata pochissimo studiata, abbiamo avuto diverse difficoltà nello stilare quella scheda storico-artistica che vedete, perché la biografia è scarsissima. L'unico riferimento che abbiamo trovato è una vecchia guida del Touring Club riferita all'iconografia, perché l'iconografia è piuttosto inconsueta, sicuramente era un ciclo, quindi questo è l'unico elemento superstite di un ciclo sicuramente più vasto, quindi rappresenta la scena di un mito più ampio. Quello che va scoperto, nel vero senso della parola, è il mito di riferimento. Probabilmente il mito è quello della caccia di Meleagro al cinghiale Calidonio. In realtà sono state avanzate delle ipotesi iconografiche, alcuni hanno identificato nell'incontro tra i due giovani quello tra Meleagro e Atalanta, che è un po' l'elemento più importante del mito. In realtà si può vedere come si tratta di due uomini, quindi è un po' difficile credere a questa ipotesi iconografica. L'altra ipotesi era quella che appunto abbiamo ritrovato su questa vecchia guida del Touring Club, che tra parentesi, parlando di questo arazzo, diceva incontro tra Ennio e Meleagro. In realtà anche questo è poco credibile, perché Ennio era il padre di Meleagro, generalmente rappresentato come un anziano saggio. In realtà sono propenso per credere che si tratti dell'incontro sì tra Meleagro, che probabilmente è quello vestito di azzurro, e ora spiegherò il perché, e invece il giovane in armatura è probabilmente uno degli eroi chiamati alla caccia al cinghiale Calidonio, perché appunto Meleagro unì intorno a sé di tutti gli eroi della Grecia, e probabilmente l'incontro è quello con Teseo. Perché abbiamo pensato proprio a Teseo? E quindi di fatto l'eroina dietro Meleagro potrebbe essere la stessa Atalanta. Perché proprio a Teseo? Perché ci sono degli stringenti nessi compositivi e stilistici con un artista che è Charles de Brun, che è un artista francese del quale si serviva Gian Lenier, perché gli arazzieri non eseguivano mai su soggetti propri, ma prendevano sempre cartoni da artisti più importanti, e nella fattispecie Lenier si serviva o di de Brun o di Rubens. Quindi in questo caso l'analisi dei volti soprattutto, quindi con un metodo che un po' ricorda Morelli o Cavalcaselli, che dall'analisi degli occhi o delle orecchie riuscivano a capire la mano dell'artista, dall'analisi dei volti e da alcuni elementi compositivi siamo riusciti a ricondurre la mano del cartone che è stato utilizzato per eseguire questa razza quella di Charles de Brun. E come date anche ci siamo. Come vedete, poi nella cornice inferiore c'è il simbolo BB che rimanda alle manifatture, quelle di Bruxelles Brabant. E poi la scena è inquadrata da questa splendida cornice con elementi trofei, ma anche elementi zoomorfi o zoomorfi. La razza purtroppo non rimarrà qui ancora per molto tempo, perché la razza è di proprietà della diocesi di Roque Geraci, appunto, e quindi presto, quando il museo diocesano sarà idoneo ad accoglierlo, tornerà al proprietario. Di fatto la razza si trova qui perché è stato appena sottoposto, è entrato a far parte di un progetto più ampio, di restauro su alcuni lotti di opere, e la razza è stata appunto restaurata all'Università della Calabria dalla professoressa Simonetta Portalupi, che è un'ottima restauratrice con una solida formazione sui tessuti, e quindi sicuramente la persona più idonea per poterlo restaurare, che tra l'altro appunto ha ripreso tutta una serie di parti rispettando assolutamente il supporto, in particolar modo appunto quello della trama, che è poi la parte che crea il disegno sul un altro elemento tra l'altro che ci conferma l'appartenenza del cartone a Charles de Brun sono le fucine, perché abbiamo ritrovato un dipinto
dipinto che si trova al Louvre, proprio di Charlie Brown, perché suo è firmato, dove si vede proprio la caccia al cinghiale Calidonio, e Teseo e Meleagro sono vestiti nello stesso modo. Quindi l'ipotesi iconografica lì è documentata, quindi pensiamo che lo stesso artista abbia eseguito un cartone e abbia poi riprodotto. Quindi ora sarebbe interessante creare proprio un volume, uno studio più approfondito, perché questo si tratta chiaramente solo di spunti su un'opera che sicuramente si inserisce in un contesto culturale ben più ampio e che dimostra soprattutto. Ci piacerebbe risalire, magari ritrovare dei documenti e capire come si è aggiunto qui, perché sicuramente dimostra l'apertura culturale e soprattutto come dire, l'importanza di contatti culturali che il clero locale, ma anche la stessa nobiltà locale, avevano con contesti culturali ben più importanti e più ampi. Grazie per l'attenzione. Grazie per me. Però invece di prendere il programma